Si tratta di un gruppo di pittori britannici che prese nome da quello che un tempo era un grigio quartiere popolare di Londra, divenuto noto come soggetto pittorico di Stickert, che vi abitò per diversi anni. Gli artisti del gruppo avevano finalità e stili molto diversi tra loro. I soggetti comprendevano scene di strada, paesaggi, ritratti e nature morte. Molti dei pittori di questo gruppo dipingevano con una tecnica che può essere definita grosso modo come impressionista, fatta di pennellate ampie e tocchi spezzati. Le donne erano escluse dal gruppo, anche se c'erano in realtà alcune figure femminili che vi gravitavano attorno. Venne deciso di fissare a 16 il numero massimo dei membri. All'origine si trattava di Walter Bass, Robert Bevan, Malcolm Drummond, Harold Gilman, Charles Ginner, Spencer Gore, J.D. Innes, Augustus John, Henry Lamb, Wyndham Lewis, Maxwell Gordon Lightfoot, J.B. Manson, Lucien Pissarro, William Radcliffe, Stickert e John Doman Turner. Il gruppo si formò nel 1911 e durò solo 2 anni, tuttavia il suo nome è riferito in senso più ampio a una certa tendenza pittorica in Inghilterra, sviluppatasi tra il 1905 e il 1929 circa. Questo gruppo nacque a Londra, in Inghilterra, e tenne anche diverse mostre in città. Il Camden Town Group prese vita perché gli artisti che ne fecero parte cercavano di realizzare qualcosa di molto progressista nel campo dell'arte. Il loro scopo era quello di fissare vari aspetti della vita urbana in un'ottica derivata dall'impressionismo. Un gruppo di artisti molto importante nella storia dell'arte britannica alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!